Bentornati cari ragazzi del Winblog, in questo piccolo video con un aggiornamento rapido rapido sulle ultime novità e mi scuso per io ho già dei video da caricare, non così, non so se poi li caricherò le fuori di nuovo, adesso sto diciamo vedendo e valutando. E tornando un attimo a noi di quello che volevo parlare, volevo dire che sono entrato diciamo come beta, non proprio test, però comunque mi è stata inviata la beta di Beans, programma che permette di raggruppare i programmi diciamo nella task, nella barra start, non so se avete presente, le varie scorciatoie, permette di raggrupparli in una specie di cartella. Quindi sto provando questo programma che funziona veramente veramente bene, ancora in beta e non lo so adesso, scusate, magari se riesco a vedere un po', poi faccio sapere, ve lo faccio magari anche vedere in anteprima così. E poi cos'altro? Ah, sono riuscito a installare Leopard sulla VirtualBox grazie alla iActos V7. Ancora sto provando per Snow Leopard. Se mi date un secondo che esco per la Virtual Machine ve lo faccio vedere. Eh sì, io sto per masterizzarla sul diciamo sul CD, sul DVD, perché sto provando adesso, sto provando solo sul mio PC. Perché Snow Leopard mi va anche nel Panic in Virtual Machine usando la Zard, e sul PC proprio non si avvia, non ne vuol sapere. Si blocca con la classica rotellina che gira e avendo in verbose mi ricordo, l'ho fatto perché devo fare l'errore, va bene, in Metro Machine c'è anche nel Panic. Comunque adesso vediamo un po' che gira, la camera mi scrive qualcosa, alziamo un po', è molto luminoso, aspetta che spengo la luce, così è un pochettino meglio, eccola qua la Virtual Machine, aspettate che l'avvio, faccio vedere che non sparo a cavolate. Vedete qua che si avvia la schermata, Mac HD, c'ho anche il disco di Time Machine che ho provato ma ancora non ho finito mai un backup. Vedete, classico simbolino della mira della Apple, è tutto aggiornato anche con tutti gli aggiornamenti recenti, compresi combo update, aggiornamenti di Safari, l'ultimo iTunes, l'ultimo Safari, un aggiornamento anche di QuickTime e molto altro, diciamo c'è tutto. Ok, aspettiamo un attimo che si avvii, ci vuole un pochetto, diciamo non è proprio rapidissima, nonostante io gli ho dato 2 giga di RAM, non è proprio brillantissima, ma non lo so. Comunque configura il PC con Mac Mini, ma se vai about this Mac vai in crash, quindi praticamente come vedete, opla, tutto qua funziona, vedete il disco di Time Machine, Mac HD, vedete le applicazioni. Sto anche cercando nel frattempo la live. L'unico problema è che in Virtual Machine non riesco a farmi configurare il CD-ROM, non so perché. Vedete, c'è anche il Safari qua, che senza parte di nessun particolare text per la rete LAN si è configurata. Vedete qua, non vi posso fare, non si vedrà bene, è solo per farvi vedere un attimo, sono farò con camtice dopo il video vero e proprio, in modo che si veda molto bene. Per esempio portatile will.alterista.org, che è il nostro bellissimo miticissimo blog. Ah, ricordo ragazzi, c'è stato nella giornata di ieri l'altro, ieri dei problemi con l'accesso al sito, con dei problemi al server 125 di Altervista, dove è usato il nostro sito, che purtroppo ha scritto anche sul blog, ha impedito l'accesso. Ancora devo aver, anzi nemmeno me ne è minimamente cagato, senza proprio detto in maniera un po' semplice. Per quella notifica che avevo anche mandato io la richiesta di maggiori informazioni, non mi hanno proprio risposto. Quindi ancora non so di nuova motivazione, però vabbè, è importante sapere che siamo qua. Adesso arriveranno nuovi screenshot in arrivo qui appena ho provato la iActos, sia per informarvi della iActos, magari metto una video anche nel blog adesso questo. Secondo me, prima vi voglio informarvi su Windows 8, sono arrivate delle news freschissime, vedete, dopo tutto la timeline sul rilascio dell'MTCissimo, ma sì, Mac, scusate, iPad 2. Quando arrivo a punto del sito mi si blocca sempre Safari, va. Vedete, informazioni di Windows 8, niente di particolare. C'è stato infatti un periodo che le informazioni diciamo di Windows 8 sono proprio scasseggiate. Come vedete, è arrivata la prima anche beta di Firefox 4.2, che poi vi parlerò, che già ce l'ho installata, magari se nel frattempo, che non lo farò in questo video vlog, ma se nel frattempo diciamo
Se non fate invece una qualche altra vita, preferisco parlarvi di quella, anche perché almeno sinceramente è più un parlare di più di cioè più un vociferare, perché diciamo di notizie ufficiali si ha ben poco, in quanto ancora se non sono grazie in pack, se riesco a sistemare questa webcam che non mi parte via e vediamo qua, ok, e così intanto io chiudo qui il Mac Leopard, ok, spegni. L'unica cosa che ho trovato che mi fa strano che in Leopard non c'era la mi sembrava che ci fosse la presentazione, quella di welcome in tutte le lingue. Non poi ho lasciato sorpreso. Tanto io, mentre continuo a parlare con voi, faccio partire la masterizzazione della Yactos. E niente, poi probabilmente vi parlerò anche del Samsung Theme Designer che sto provando, ma sinceramente non ci so palio con Photoshop. Comunque che il programma non è che dà una buona mano, diciamo. E sinceramente sto provando in tutti i modi a craccare Parallels Desktop per Windows. In tutti i modi, ma non ne vuol sapere. Pinaco, poi vi parlo anche di Pinaco Studio 15, Avid Pinaco Studio 5, adesso si chiama così, non si sa perché. Che sinceramente che è veramente veramente buono, diciamo. Una bomba. Peccato che è stato migliorato notevolmente nelle prestazioni, non tanto a livello di funzionalità. Mi dai problemi con gli effetti di transizione che non funziona nemmeno uno. Strano, adesso vedrò cosa posso fare. E va bene, quindi adesso a breve sì, proverò sull'altro mio hard disk da 250 giga, spero ci stia. Voglio fare una piccola partizione per Mac Leopard e poi vabbè lascerò il resto a voi, ci metto Time Machine, mi invento qualcosa, anche perché vabbè ho anche la regola d'arte, colpa di una testata mentre facevo giù, no? Diciamo cose che succede, no? Dio buono, che tempo peggio, cazzo. E vabbè, tornando, non dicevo, quindi proverò il video cosa posso fare, anche perché probabilmente per questo weekend sarà disponibile un leak, quindi probabilmente una 1003 di Windows del nostro miticissimo Windows 8. Questo è quello che si sa, perché arrivano le prime build non firmate. Ok, scorriamo, non trovo più dove l'ho messo. Poi quando arriverà magari una RC, aspetto molto la RC. Vi parlerò di Ubuntu 11.4, che al momento siamo in fase alfa, quindi non c'è molto. E poi, poi è arrivata questa, la carta Yo Studio, la carta dello studente, che se qualcuno di voi sa come loggarsi nel sito, perché meno io non riesco a trovare quale cavolo è la presenziale della password, che la segreteria mi ha dato solo il foglio di una lì, ma da nessun altro foglio e non c'è scritto niente per accedervi. Qualcuno di voi magari più esperto sarebbe contento che mi desse magari una mano. Ok, come sentite, non so se però voi riuscite a sentirlo, il mio assenzio è partito, quindi è giunto il momento di salutarvi ragazzi, alla prossima, ciao a tutti.